Riparlaci. Au! Boh, bella per tutti e benvenuti a Not an Ordinary Game. Mazza, l'ho detto la prima botta, bella per me. Ovvero, andremo alla scoperta di giochi che non conoscevo e che magari non conoscevate neanche voi. Ma tu non sei un gamer? Mi dimenticavo, insieme a me c'è il mio amico Luigi che oggi non si vuole far vedere, però è qua, Sono qui. Lo confermo, stai fermo con queste mani. Dicevi, okay, scusa? Che tu non sei un giocatore? Cioè, nel senso, decidi di fare dei giochi perché vuoi far vedere quanto non sai giocare. Io in realtà gioco perché mi piace giocare. Poi che non ci so giocare è andato di fatto. Però intanto mi diverto. Ciucciel! Bel nome! Ciucciel! Play! Oh, guarda. Niente, non vuole che lo disturbiamo. Magari si deve svegliare. Ah, è come me questo, la macchina non la sveglia niente una botta. Fallo, un ometto non fa niente. Questi sopra che sono? Wow. Niente, ho visto tutti le botte questo. Vabbè. Ok, andiamo sugli altri. Stiamo cercando di svegliarlo ma niente non. Cioè l'obiettivo è svegliare lui? A quanto pare sì. Chi ha scoperto le password della botta? Ah, ok, l'acqua cade da qua sopra, quindi ci vuole un recipiente qua che riempia qualcosa, per forza. Lo sto ribevendo. Lo sto ribevendo. Scusa, ho capito, ma non ci ho mai giocato appunto. Scusami, e se attacchi la spina? È caduto, ok, è caduto in bocca, quindi si è svegliato, ok. Ok, è sveglio. Ok. Che tira fuori? Una ciliegina? Non posso. Tutti scappati. Ma che è? Oddio, che a un certo punto prima un'altra cosa. Oh. Gli abbiamo dato la ciliegia, quindi si è arrabbiato. No, se erano mangiati gli altri. Sì. Ma forse devi fare qualcosa? No, in realtà no. Ecco, è appena iniziato il gioco, ok. Quindi abbiamo interagito pochissimo con Ciucciel. Ok. Quindi ora dobbiamo prendere questa ciliegina. Sì. Beh, cioè, mi sembra ovvio. Ecco. Ti pagheva? Devi... Ci sono dei piedini? Piedini, cammino. Camminiamo. E parla con lui. Oh! Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto! Ah, vai al contrario! Ah, certo! Giusto, giusto! Se vado al contrario, te la prendo dall'altra parte! Certo! Sì! Spiegato! Con l'altra mano gli ha fatto tipo... Niente, c***o. E arriva sempre... No, non si dice, non puoi dirlo. Evviva, evviva. Allora, ho capito. Cioè, noi passeremo tutto il tempo a rincorrere sta cacchio di ciliegina fino a quando poi dopo arriveranno sempre persone ad impedircelo. Arrabbi, camminare grazie. Sopra. E via. Presa! Ah, prova a staccarla tu. Tipo. No, ma dopo che se non vanno le cose non puoi staccarla. Okay. Quindi fa tutto lui. Evviva! Ti pareva? Bello sto pompelmo. Ma secondo me è una zucca più che un pompelmo. Comunque è un tripposo da morire. Cioè, nel senso, non riesce a staccargli gli occhi di dosso. Veramente, vuoi vedere come va a finire? Ecco, E vabbè, quindi la zucca. Si è magnata la ciliegia. La ciliegina è rimasta dentro. Devo prendere. Ehi. Senti, ma chi dai la ciliegia che me la so persa? Oh, tieni la girandola. Ma io non volevo la girandola. Riparlaci. Au! Buona molla. No, t'ho detto la ciliegia. Arrampichiamosi, basta. Togliete. Adesso mi arrampico. Ok, andiamo sull'insegna. Posso alzarti il volume? E alza un po'. Che non sento. Ok, gli ho fatto scavare qua dentro. Ok, niente, non si può fare. Quali sono le azioni che ancora non abbiamo fatto? Su. Oh, alleluia. Prova a colpirlo. Oddio.
Ah, embe. Dai, tiga. Tiga. Oh, male, okay. Meno male, okay. Se... niente, ci hanno rubato comunque di nuovo la ciliegina, quindi... Ah, visto che c'è stava là dentro. Ok, la ciliegina qua sale, quindi o la prendi al volo... E ovviamente sempre il primo tentativo non serve mai. Cosa fa qua? O la prende o lo sposta lui. Visto che dovrebbe tu... lanciare lui, esatto. A prendere. No. Ma veramente, dai, io. No, vabbè. Ah, ce lo siamo mangiato, di che te l'hai visto. Problema risolto. Ma un cannibale. Ciuccel, di nuovo. Comunque, vabbè, a primo impatto, raga, mi sembra, sembra intuitivo, ma in realtà intuitivo non è. Cioè, è assurdo. Devi scegliere un uccello per volare. Allora, perché tu scegli questo? Vai, vola! Ah! Oh! Quindi posso volare? Dai, questi ce la faccio. No, ce la dici. No, no, no! Ah, ok. Non puoi andare devo, troppo non su. Devo andare oltre. E fammi passare! Oh! Poi spinge da paura. No, no, no. È al contrario. Maledetti, è al contrario. Quindi non devo premere, devo lasciare andare. La gravità, ah. la gravità della situazione. Queste che fanno? Queste sputano, queste sputano. No. Ok, finché non ci passi accanto non ti fanno nulla. Questo che è? Ah, aspetta. Ok, ritorna qua. E... bravo. Oh. Sei diventato più piccolo. Meno male. Lo spazio. E così è più facile. È assurdo. Comunque, ragazzi, passi più il tempo a intripparti con colori e cose del genere, più che a ragionare. Sei bravo. Oh, te ce vorrei vedere a te qua. Sempre più piccoli, ragazzi. Ma che è? Ok, l'abbiamo raggiunto. Ma... No. Ci hanno abbandonato tutti. Se siamo ammassati qui dentro a... posto frollo! Se il piede da sopra la lampada. Che me ne puoi far salire, per favore? Lumachina? Dai, ieri ti sapevo. Ecco, ora arriva un nuovo personaggio. Sai che le lumache non mi piacciono proprio? No, le escargot non ti piacciono? No. Sono buonissime. Ma tu non le mangi tipo quelle piccoline col no. Tempo, buonissime! No, vediamo. Ha aperto un casino la lumaga. Una sala. Ha aperto una sala giochi. Quello sembrava Pac-Man con la cesta. Sì. Però questo è Space Invaders. Quell'altro è Tetris. Quindi ho scelto così Space Invaders. Perché ti piace? Ma così mi. C'è due molle. Prendile. Dai! Forse devi usare la tastiera. Ok. Azzi. Ok. Sei brava! Ma sono bravissimo! Sei brava! Dai! Che ce la faccio! Sì! Dammi il verde. Capito che possono scendere a darti fastidio? Volendo sì. In pratica se tu ti metti in mezzo, le puoi beccare due. Quello è vero. Ha fatto sfera. E quindi? Ti ha fatto cadere i tacchi. Ah, può farmi cadere, hai capito? Comunque sono a forma di maialino. Sì, sono dei maialini. Cosa sta arrivando? Ah, la astronave madre è arrivata! Diventato cattivo. No, devo prendere rosso. Devi evitare il nero. Quando cade! Yes! Ah, maledetto! Preso! Sì! Dove volevi andare? Dammi i soldi. Boh, dammi i soldi. Cos'è? Yeah! Oh, hai vinto una medaglia! Beh, dopo tutto sto bucio. Oh, raga,
viaggio e farlo. Che bello sarà stato per i doppiatori registrare questa cosa. Sì, ma quanto si saranno tagliati? Tipo il doppiatore di Bingo. Il doppiatore di Bingo è un genio, però. Nonna! Ah, così, viene inghiottito dal tappeto. Ok. No! Non devo mangiare insieme a lui. Okay. Pac-Man è questo l'obiettivo, cioè non basta mangiare. Questo me lo ricordo. Il gioco è... Oh, non ti arrabbia con questa stella comunque. Adesso è diventa più difficile. Evviva! 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 Ah, beh, certo che doveva diventare più difficile. Allora. C'è una... Ah! Aiuto! Ok, 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 guarda. Guarda come me. Mamma, guarda come. Te pareva a te, eh. Devi prendere la pozione. Provo. Sono diventati tutti che. Tutti meno mali sono diventati. Ma posso mangiarli, mi sa che quando sono così, eh. Può essere. Ecco, se tipo io. L'obiettivo del gioco è sempre quello di prendere le ciliegie comunque. Senza tipo... prendere quello! Cacchio, hai ragione, è vero. Però mi mangio lui. Ah sì. Dai, Shushel. Dai, su che ci sono quasi. Shushel, dai che ce l'abbiamo fatta a ciucellare tutto. Oh, ma ste ciliegie, cioè, diventano sempre di più. Sì, attenzione che ti stanno attaccando tutti. Che cool! Terza stella! No, la seconda! Seconda stella, livello finito, spero, sì. Allora, come facciamo a cambiare i pezzi? Ma c'è proprio una canzone! Ma... No... No, raga, aspetta, come si fa? Ah, tu ti devi spostare! Ah, non comandi tu! No, no, è lui... Ah, ok, posso anche saltare, vedi? Ma verrà subito là. No! Ok, ti illude che vada in una cosa. No, non stai qui! Fermati! Ok, mi stai illudendo. No, a due. No, 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 non è qui! Non potrebbe mai andare. Esatto, infatti. Che bravo. Mamma mia, adesso sto diventando minchia, bravo. C'è il bombone. Cos'è questo? Vai, oh mio Dio. La ciliegina. Ma la bomba. No, devi salire sopra quella. Salirò sopra questi. Sì. Esatto. Aspettiamo che si fa una scaletta. Vai, vai, vai. Fammi la scaletta. Ah, i secondi. 10, 9, 8. Corri, 7, 6, 2. Sì! L'ho presa! Sì! Guarda, c'ho tre medaglie. E c'ho il dolcino. Ah, ti dai il premio per ogni medaglia che prendi. Grazie. E mo... Se... Oh! Vai, allunga la manina. Ah, no. Certo, questa è veramente... Ah, perché quello che mangi ti trasforma in... Una pressa, così. Non so se mi fa più ridere, più lui o tu che lo fai. Oh, a che serve sto coso? È il formaggio. Ah, è il formaggio. Oh, boh, sono grosso. Ah, ma puoi girare a rotella. Ciocca che bici. Giustamente col pecorino so proteine, quindi... Vai. No! Oh! Ah, giustamente, non posso lasciare. Dai, prendila. Aluma, però potete... Oh, ya, l'abbiamo fatta prima. Così, lui perde le braccia così. Delle braccia del... Ha perso le braccia da latte. Ok, dove siamo finiti qua? Sembrano tipo... Ecco, capirai. Chi è qua? Tu non puoi entrare. Cos'è, uno Snorlax? C'è il divieto per te. Guarda tu, ma cazzo. Ma non devi mangiare te. Ah, siamo diventati uragani, è bello, ciò che piace a me praticamente. Mamma mia, è vero. No. Non c'è arrivo. Arrampicati. E io mi divento? No, sono sempre uragani. Ma che ho tirato fuori? Cos'è? Cioè, ma se li mangia lui? O magari di lì. Penso di mangiare questo perché non so. Questo l'hai già mangiato, no? Mai. No, mai. Cosa divento? Siamo due. Siamo tre.
4. Ci siamo moltiplicati! Così puoi dar da mangiare a tutti. Esatto. Che è successo? Ma che uccello è? Ma è una cosa bruttissima! Ma siamo morti! Ti ha mangiato tua madre! Oh, ora lui è un gagnetto. Allora, dovresti secondo me doppiare il ragno. Voilà. Andiamo di qua. Ora proviamo a fare questa cosa qua. T'ho detto che era lo Snorlax. Perfetto. Quindi adesso questi se ne sono andati. Ok, ottimo. Preso. Vai, vai, prendila questa ciliegina, forza! Dai, però! Siamo arrivati a un nuovo Alacoque. Giusto? Questo è un nuovo Alacoque. È un nuovo Alacoque. Alacoque. E quindi giustamente l'uovo alla cocca che si fa si rompe, giusto? Sì. Ma lui non ce la fa, giustamente. Perché è pesante. Perché è pesante. Ah, ecco. Ah. Ci sei arrivato! Ah! Vai, vai, aiutami Topino! Sali su! Sali su! Sputa! Ha tirato fuori il loro camino direttamente. Ah, è più difficile adesso. Adesso sì, perché devi fare. Serve un tavolo più grande! Non riesco! Ti incazzare? Cioè, ci sono i Pio Pio che sono incazzati e sembrano. Sai le suonerie vecchie, quelle del Nokia 3330? Oh, che cosa te ne fai di una ciliegina piccola quando c'è una ciliegina più grande? Mi proprio. Che bella ciliegina! È ingordigioso, fatto bene. Ed è la ciliegina che sembra. Desiderare la ciliegina più grande degli altri. Vai, tira! Si è spaccata a metà. Mi ha mangiato l'altra parte, adesso? Dai, dammi la testa! A testa e prestito di nuovo, grazie. Diga. Andrei a ammazzare! Esatto. Ti aiuta. Certo. Ma sicuro che devo arrivare fino a là? No, è troppo, vedi? Okay. Ah, fa approfittarne perché lui si muove. Esatto. Quindi quando è sotto là puoi lanciarlo. Niente. Attenzione! Oh! Ti dico che. Andare un po' a culo qua. Sì. Però dai, ammazza la mia. Dai, su, quante volte vinci il livello? A culo! A ciucciel! A ciucciel! Oh. Perché c'è la scarpa? Non so. Ah, devi fare smettere di cantare. Sta zitto! Smetti di cantare! Una mamma e una. Urlo di mucca pure. Ecco, ciuccel. Cosa prendiamo? Secondo me il quadro lo vendiamo. Ah, ok, giustamente. Ciuccel! No, se clicchi su di lui, giustamente appare di nuovo. L'uovo di prima che si era incazzato. New game! Allora, abbiamo due robot di cui uno è comandato da lui, quindi uno lo devo comandare io. Beh, mi sembra giusto. Muori!
No! Perché ho perso? Ti ha fatto uscire dal tuo coso. Ok, ho capito. No, appena si rotola. Sì, esatto. Eccolo, vedi subito avanti. Sì! Niente, se sta a me allora. Ok, robot Maneschi, vai. Mi è andata bene. Ti odio, distruggere, distruggere. Beh, finisce sempre così quando si litiga. Ma le musiche, scusa. Qua proprio, qua ci abbiamo... Disegnato da Dio. Questa che è, Coco? È una versione Coco. È una versione Coco, ok. Abbiamo perso un occhio, quindi... Scusami, dobbiamo rimetterti l'occhio a posto. Giustamente, noi comunque siamo... No, no, il cappello! No, si mette... No, dai, quindi dobbiamo scambiare tutto. Si stanno scambiando tutte le parti. Madonna, è infinito. Un braccio volante. Ciuccel! Allora, è stato bellissimo ciuccellare insieme tutto il tempo. Ci siamo abbastanza ciuccellati. Anche perché è un gioco stimolante. Molto stimolante, è pieno di stimoli ogni 3x2 praticamente. Cioè, è un continuo susseguirsi di colori, di suoni, di diverse vocine. Però ragazzi, comunque, se conoscete altri giochi, per favore fatemelo sapere nei commenti, così almeno giochiamo sia ai vostri che ai tuoi. Va bene, mi piace. Uno per uno non fa male a nessuno. Ci vediamo alla prossima puntata di Not Ordinary... Ah, no, che è... Oh, ma manco sei di Not and Ordinary Games. Ma non lo so perché lo so, ho scelto questo nome. Perché ho scelto questo nome qua? Ho scelto un nome troppo difficile. Ma non è un problema se è una R un po' pigra. La mia non è pigra, la mia esiste, sta di dietro. Ce l'ho dietro. Attiva, quello è il problema. Ah! Comunque, ci vediamo alla prossima puntata di Not an Ordinary Game. Bravo! Così almeno possiamo giocare insieme ai giochi che proponete voi e anche a questo qua che mi continua a darmi fastidio. I giochi sono bellissimi! Sono bellissimi i giochi! Alla prossima puntata, ragazzi! Ah! Non è Kush, Kushel? No. Mamma mia, quel gioco che si è scaricato. Sì che l'ho scaricato, basta mettere play, dai a tempo di caricarlo. Non è il mio cappello, non è neanche questo è il mio cappello, neanche il resto. Ciuccel!